Hola amigos e benvenuti in questo nuovo video di aggiornamento di Clash of Lords 2 Ita. Come potete vedere siamo in inverno e quindi il mio villaggio ha assunto le sembianze invernali. Una premessa, questa non è una cosa voluta da me. Oggi scusate la parola, un coglione mi ha preso il telefono mentre stavo giocando in classe e mi ha speso 5.000 gemme per comprarmi sta merda di scenario che nemmeno volevo. E infatti adesso stavo a 42.000 e però sono sceso a 37.000 gemme. Quindi il video delle 50.000 gemme sarà ancora più lontano come data, e considerando che ho un paio di punti party, ho speso 6.000 gemme l'uno per comprarmi delle essenze per evolvere Chirone. Per chi non sapesse come usare le essenze, vi faccio vedere subito. Allora, basta andare su eroe oggetto, selezionare l'eroe che si vuole evolvere, andare su il quadratino dove si evolve l'eroe e cliccare su evolvi. Avrete questa schermata. Adesso, per usare le essenze, voi dovrete avere i requisiti tutti bianchi, nessuno rosso. Invece il costo evo potete anche non averlo, tanto non le dovete usare. Per usare le essenze, prima di tutto le dovete avere, se no questo quadratino qui in basso non vi comparirà. Cliccate questo quadratino e vi usciranno le essenze che servono per evolvere questo, il vostro eroe. Al momento io ne ho 30 su 45 e quindi non posso evolverlo ancora. Appena prenderò altre 15 essenze potrò evolvere tranquillamente. Ok, adesso passando a l'aggiornamento, che mi dispiace se non è uscito subito, ma ho avuto alcuni problemi con il computer. Infatti me ne sono comprato uno nuovo, 800 euro di computer, mamma mia. Ma adesso siamo qui per vedere appunto quello che è stato aggiunto. Allora, in eroe oggetto possiamo vedere che in vedi altri e epico sono state sbloccate le illuminazioni per Pangol e Sciamano Toxic, e quindi a questi eroi sono state aggiunte anche le essenze evoluzione, cosa che penso che per Pangol non servano molto, visto che te ne dà 10.000 di Pangol. Comunque adesso avremo a disposizione le essenze anche per loro due. Inoltre, in eroe epico sono state sbloccate le evoluzioni di due eroi che vi compaiono sempre nel per 10, e sarebbero sacerdotessa, attenzione sacerdotessa, l'evoluzione ce l'hanno messa, alleluia, anche se non serve a niente questa qui però, e unità aerea scelta. È stata anch'essa sbloccata l'evoluzione. Infatti, se andiamo a vedere tra i miei eroi, a questo qui hanno aggiunto queste evoluzioni, e il costo, come potete vedere, è abbastanza basso rispetto agli eroi nuovi aggiunti. Mentre sacerdotessa, scendiamo un po' più giù, ah no, ne dovrei avere una più potente, eccola qui. Per evolverla ci vogliono gli stessi costi di unità aerea. Vabbè, andando avanti, ma restando sempre in tema eroi, andiamo in negozio. E in carta eroi hanno aggiunto 3 nuovi eroi. Sono già esistenti, ma hanno aggiunto questi 3 in questo shop nel negozio. Praticamente si possono comprare Bullet, Berserker e Chirone con 8.000 anelli. E sapete adesso cosa faccio? Questo, vado a comprarmi Chirone. Conferma. Mamma mia, adesso io vado a fare una gloria al mio Chirone, che bello, mamma mia che bello, finalmente l'hanno fatto. Aggiungiamo, conferma, su, yes, adesso lo posso portare al 165, good. E poi, sempre con i nostri eroi, se andiamo a vedere nel laboratorio alchemico, cioè non ve lo posso far vedere, ma diciamo che è stato
che gli eroi che prima non potevano essere immolati adesso possono esserlo, tipo Dijin, oppure penso anche sacerdotessa e unità aerea. Non è specificato dalle nuove funzioni che ha rilasciato la IGG, però probabilmente questi qua saranno immolabili e quindi vi daranno della polvere. Per chi non sapesse immolare, vi ricordo di andare in questa struttura, aspettate se la trovo, eccola qui, questa struttura qui, laboratorio alchemico, andate su questa ampolletta immola e fate sul più. Ovviamente per immolare voi dovrete avere un eroe, tipo uno a caso, questo qua, che non deve avere il lucchetto, che sarebbe questo, e non deve essere messo in qualche modalità come combattente o come supporto. A quel punto voi potrete andare sul più, scegliere l'eroe e fare conferma. A quel punto voi l'avrete immolato. Ok, poi per la gilda, sempre eroi stiamo parlando, se si va su gilda si può fare l'addestramento. Basta che schiacciate su un compagno a caso della vostra gilda e fate zona d'addestramento. A quel punto voi potrete attaccare con i vostri eroi il vostro compagno di gilda che avete scelto. E proprio qui troverete che è stato aggiunto il bot gilda, che è sempre comodo. Perfetto, adesso fi abbiamo finito di parlare degli eroi. Adesso sono rimaste soltanto due cose dell'aggiornamento. Il primo è sono degli eventi che credo che siano stati rimossi. Limitato dovrebbero essere. Ah, ecco qua, tipo accedi ogni giorno per ricevere i frammenti di questo tizio qua, lupo coso, lupo mannaro, là come si chiama, vabbè. Oltre a questi frammenti che vi danno gratuitamente, ringraziando la IGG una volta tanto, vediamo che è stata resettata la fama nel Colosseo. Adesso nel Colosseo non ci posso entrare perché è chiuso. Però i punti sono stati riportati a 500 e tutti quanti i premi sono stati resettati. Ok, l'ultima cosa è che se vi siete accorti nella casella di posta, voi avrete ricevuto 300 gemme per aver aggiornato il gioco. Ah, quasi dimenticavo, in arena se fate entra, non so se è stato aggiunto in qualche altro aggiornamento, però in questo me ne sono accorto. Se cliccate su un eroe, vi apparirà la schermata che vi appare anche in prova eroe. Questa cosa è davvero utile, soltanto che il mio consiglio è entrare sempre nell'arena, perché il vostro avversario potrebbe avere l'arena avanti, come in questo caso, e quindi anche se è più forte di voi potrete lo stesso sconfiggerlo perché i vostri eroi punteranno direttamente alla sua arena. Ta-da! Vittoria! Bene, per questo aggiornamento è tutto. Vi ricordo di passare giù in descrizione, lasciare un like, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, condividere il video e passare sulla mia pagina Facebook per seguire tutte quante le news. Se avete Twitter, passate anche lì perché sono anche lì io. E detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video e ciao!